per far percepire un po' qual è la posizione, è questo. Dovete fare uno skip col busto inclinato in avanti, sul posto, ok? Quindi vi mettete qui così, busto basso, e skippate con le ginocchia sotto il petto. Una ginocchiata a bocca. Esattamente, perfetto, dai, skippate. Sì, sì. Ginocchia alte però, ginocchia alte, 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 perfetto, vedete? Questo è il primo esercizio, perfetto. Adesso io vi chiedo, mettetevi ognuno in una cuffia. Dovete fare questa esercitazione qui, questa è la prima. Bilanciarsi in avanti facendo cadere le braccia a pendolo così. Quando non ce la fate più a mantenere lo sbilanciamento, 3-4 appoggi veloci in partenza. Inizia lui e poi a... Voglio provare anch'io. Vai. Ok, basta, 4-5 appoggi. Ok. Perfetto. Ritornare in posizione. Avete visto? Aggiungiamo qualche dettaglio. Intanto non vi ho detto che voi nel fare questo esercizio dovevate cercare di ripetere un gesto che avevate provato prima, ok? Quindi voi siete stati così e avete fatto questo, ok? Adesso vi siete sbilanciati, siete partiti e avete fatto questo. E quindi invece ripetiamo l'esercizio. Forza, busto basso, ginocchia al petto. Perfetto! Adesso voi vi dovete sbilanciare, ma quando innescate il movimento dovete fare un'azione di questo tipo. Adesso vedete come cambiano. Poi aspetta, già l'hai fatta favolosa, torna indietro. Però avete visto come cambia? Siamo noi che dobbiamo dare informazioni ai ragazzi che stanno fare bene, perché se no quando si provano delle partenze, delle accelerazioni, siccome la partenza è un gesto estremamente dinamico, non si può pensare di farlo a un'intensità troppo bassa, capite? Quindi dobbiamo abituare i nostri ragazzi, a parte che i ragazzi lo fanno perché sono molto più competitivi, cioè hanno voglia di... Però fondamentalmente dobbiamo far percepire la dinamicità del gesto della partenza. Quindi io a voi vi chiedo adesso di innescare subito il movimento. Bastano anche 4 appoggi, 1, 2, 3, 4, basta, finito, però devono essere dinamici. D'accordo? Allora vi ricordate, innescate quel movimento che avete provato. Vai. Ok, molto bene, dai. Però bisogna spingere, eh? Vai. Ok, molto bene. Molto bene, dai, forza. I dinamici, perfetto. Ok, tornate indietro. Possiamo, insomma, stiamo provando, è chiaro che... La partenza deve produrre avanzamento, cioè io devo uscire. Quindi voi dovete fare bene l'azione, però dovete sentire che è avanzato. D'accordo? L'altra cosa che aggiungiamo è questa. Come devono poggiare i piedi rispetto alla corsa lanciata nei primi appoggi, nei primi 4, 5, 6, 7 appoggi. Vedete? Il corpo è inclinato in avanti. Quindi l'appoggio qui invece avviene di tutta punta e il piede non deve cedere, chiaro? Quindi quello che vi chiedo a voi di fare adesso, di poggiare di punta e di sentire che non c'è nessun molleggio, nella corsa lanciata il piede è carico, molleggia e si corre. Qui siccome la velocità è bassa, se il piede dovesse fare questa azione, 1 e 2, sarebbe così lenta che invece di avanzare ne stiamo lì sul posto. Quindi cedere sui piedi significa rallentare adesso qui in partenza, capite? Allora, riproviamo. Sempre con lo sbilanciamento. Adesso, sì, facciamo con sbilanciamento, però adesso facciamo un altro esercizio. Partite da ginocchia leggermente piegate, un quarto di squat, ok? Poco a poco, più stretti i piedi.
Ok, via, vai, fino alla notte si va. Ok. Molto bene, dai. Oh, bene. Avete visto come sono cambiate le gestualità? È meglio? Se il piede adesso tiene, allora come torna il corpo va avanti, no? Non c'è la fase di ammortizzazione che è importante nella corsa lanciata. In avvio non ci deve essere stiramento e accorciamento, solo contrazioni concentriche della muscolatura. Il fatto che io adesso sto chiedendo di tenere le gambe sempre più piegate è perché per accelerare bisogna avere una leva da aprire, capite? Se io voglio spingere il corpo avanti devo avere una leva, così apro quest'angolo e il bacino va avanti, quindi quella era quella iniziale. Riproviamo ancora così, che andava molto bene. Ok, vai. Vai. Perfetto, avete visto? Migliorano di volta in volta. Ogni volta che la fanno la fanno meglio. Adesso che facciamo? È chiaro che su ognuno di questi esercizi ci si può esercitare tante volte. Io vado veloce adesso. Vi chiedo di fare la stessa cosa mettendo un piede dietro, quindi così, piedi spalzati, mettete chiaramente avanti quello che volete, ecco, c'è da fare questo, sbilanciarsi avanti e partire, dai, piedi poco poco spalzati, piegate un po' le ginocchia, andate giù, sbilanciatevi avanti con tutto il corpo e partite. Ah, ha fatto ancora meglio lui adesso, avete visto? Ecco qui. Perfetto. Avete visto come cambiano i dinamismi? Man mano. Adesso però quello che voi dovete fare... cercare di sbilanciarvi di più. Cioè loro adesso che hanno iniziato ad avere un po' di controllo e sanno quello che devono fare, noi gli dobbiamo chiedere che, no? Dice vabbè, stai qui, cerca di forzare lo sbilanciamento, cercate proprio quasi di cadere e poi partite, ok? Però vi chiedo, ogni tanto rifacciamo lo skip, rifacciamo di nuovo lo skip a ginocchia alte sotto il busto, via! Perfetto, ok, giusto per ricordarci che quando acceleriamo e ci sbilanziamo dobbiamo fare questa azione, ok? Fermo, fermo, fermo! Vi chiedo anche un'altra cosa. State facendo bene, siete dinamici, cercate di essere dinamici evitando tensioni elevate. Per esempio lui si contrae troppo, sta? Capito? Devi essere dinamico, devi spingere ma dovete stare rilassati, d'accordo? Allora, dai, sbilanciarsi di più. Ok. Poi ognuno ha le sue cose da controllare. Molto bene, dai. Perfetto. Dopo questo possiamo fare la partenza a tre appoggi. Si mette la mano per terra, ok? Quindi adesso man mano mettiamo il corpo in due condizioni. Carichiamo un po' più gli angoli degli arti inferiori e sbilanciamo sempre di più il corpo verso avanti. Poi ragazzi, fondamentalmente che succede? Succede questo, che le capacità di forza non sono ancora elevate. Quindi per dargli una percezione giusta della partenza, inizialmente bisogna utilizzare degli angoli, come stiamo facendo, molto aperti. Man mano che aumenta il livello di padronanza della partenza, li facciamo partire da posizioni più raccolte, più sbilanciate. È chiaro?
Allora, adesso tre appoggi. Così. E si parte. Via. L'altra mano. Mo vi ammazzo. Troppo divaricate le gambe. Un piede di differenza tra il tallone di dietro e quello di avanti. Forza, dai. Ok, vedete, l'altra mano, non l'altro piede. Troppo aperto, vedi? Allora, diamo l'informazione. Sto qui, questo piede lo deve mettere un piede dal tallone, quindi qua, ok? Questa deve essere la distanza, non di più. La mano la metto un piede avanti al piede anteriore, ok? Questa è la posizione giusta. D'accordo? Bilanciato in avanti, sei tutto di... devi stare bilanciato in avanti, ok? Qui. A posto, leva sta mano, dai! Oh, è già partito meglio. Dai! Perfetto, via! Oh, vedi che sprinter, vai! Qualificati per i campionati italiani. Le figure del mare. Capite? Si deve andare da situazioni meno difficili, meno complesse, in cui è richiesta una minore applicazione di forza, situazioni dove progressivamente questi elementi diventano più rilevanti.